Benvenuti, benvenuti nuovamente qui sul mio canale. Oggi si parla di nuovo di viaggi e con un ospite. Come potete vedere, c'è la cartina del Messico, qua alla nostra sinistra, perché il mio ospite, cioè Manuele Bergamini, un mio amico di lunga data, ormai una decina d'anni, ha vissuto 7 di questi anni, degli ultimi anni, in Messico e quindi volevo che ci raccontasse un attimo la sua storia, giusto per differenziarci un attimo e spostarci un attimo dal Giappone, su cui parlo sempre. Visto che sono un amante dei viaggi in generale, pensavo che fosse giusto parlare anche del Messico. Ciao Emanuele! Ciao Marco e ciao a tutti quelli che ti seguono. Emanuele, raccontaci di questo tuo Messico, ma iniziamo da dove vivevi in Messico? In un brutto posto, direi. Sì, è un posto orribile, veramente isolato. No, Sto già vivevo a... zoomando, sto già zoomando dove? Ecco, ci siamo già qua. Beh, io ho vissuto i primi 3 anni a Cancun, famosa Cancun, e poi gli ultimi 3 anni, 3 anni e mezzo, li ho vissuti a Playa del Carmen, altra località molto conosciuta dagli italiani. Molto turistica, diciamolo proprio. Sì, molto più di Cancun, ecco, perché Cancun è già diventata una città importante con 1 milione di abitanti. E invece Playa rimane ancora un paesone dove si vive veramente proprio a contatto con differenti culture, non solo quelle messicane autoctone, ma anche un sacco di stranieri che si sono Sì, ma trasferiti lì. diciamolo chiaramente, è una delle mete predilette durante Spring Break americano, quindi. Sì, Playa del Carmen e Cancun sono due dei luoghi preferiti dagli Spring Breakers nel periodo appunto della chiusura delle università e quindi sì, sono quelle due zone più famose e conosciute per i divertimenti notturni soprattutto, ecco. Ecco, adesso stavo già facendo vedere che comunque tra Playa del Carmen e Cancun non c'è molta distanza. Fra l'altro, non pensavo ci fosse quasi 1 milione di abitanti a Cancun, la facevo un po' più piccola, però intanto sto zoomando un attimo per far vedere, perché voglio arrivare alla zona più, diciamo, rinomata, se non mi sbaglio, di Cancun, che è Sì. È appunto questa qua nella foto, che è la Riviera degli Hotel, diciamolo la, così. sì, si chiama zona hotelera proprio perché è praticamente invasa dagli hotel e sono tutti hotel di 4-5 stelle, edifici anche di 7-8 piani. Questa è la zona turistica di Cancun, quindi lì ci trovi solo esclusivamente turisti e lavoratori degli alberghi. E poi ci sono grandi magazzini, negozi di lusso, insomma, c'è di tutto. Sì, che questa zona qua, che proprio sta da una parte sul mare, sul Golfo del Messico, e dall'altra invece in una baia piccolina interna, direi, Sì, giusto? quella lì è una laguna che Ah, si una laguna. trova dietro quel lembo di terra chiamato zona hotelera. È una laguna bellissima, tra l'altro non è balneabile perché è piena di coccodrilli, però si può... Stavo facendo vedere la poca distanza tra Cancun e comunque Cuba, giusto per Sì, non renderci c'è molto. conto. Quindi il mare di sicuro non sarà male. C'è un'immagine, mi scuso perché è un po' piccolina, è tua, giusto? Questa qui dalla Sì, tua spiaggia. una delle tante che ho, ma rappresenta, diciamo, la tranquillità prima della tempesta. Ecco, una delle foto che mi piacciono di più fare, fa che facevo, erano queste, perché adesso nella foto non si noterà bene, ma sui colori che ci sono prima dell'arrivo di una forte tempesta sono incredibili. C'è proprio un contrasto tra il colore verde azzurro del mare, la spiaggia bianca e il cielo con questi colori neri, grigi e le nuvole bianche. Insomma, sono delle foto che ho sempre fatto con piacere perché mi davano emozioni anche forti.
Secondo me sono quegli spettacoli naturalistici che meritano sempre. Io mi perdo sempre a guardare anch'io queste cose, lo dico proprio perché sono quegli fenomeni giganteschi che tu non puoi minimamente controllare, ma vabbè, mi sto perdendo. E l'altra cosa che volevo far vedere, l'ultima, era te che lavori, perché non ho ancora detto che lavoro tu facevi in Messico e perché ci eri andato a lavorare, ma prima il lavoro. Allora, faccio vedere quando facevi il paninaro degli anni 80. Versione hippie qui, è stato il mio primo anno a Cancun, sì, avevo un bar frullateria, un concetto tutto messicano, niente a che vedere con quello italiano del caffè, cappuccino e brioche, assolutamente i messicani amano fare colazione con sandwich, panini giganteschi e poi con un buon frullato o una spremuta di arance o poteva essere combinata con un'altra frutta, quindi io ho praticamente rilevato un'attività da un messicano di questo tipo e l'ho portata avanti col suo concetto nel centro di Cancun. Qui non ero nella zona turistica, ero nel centro della città dove abitavo, perché il negozio si trovava esattamente all'interno della mia abitazione che avevo preso. Sì, quindi in questa zona, diciamo qua, centrale di Cancun. Sì, ecco, quella zona bianca è la città di Cancun. E quindi il tuo era un posto non tanto per turisti, anzi praticamente assolutamente no, ma per locali. Quindi tu ti eri totalmente buttato, immedesimato nella cultura messicana locale a quel punto. Perché... Esatto, sì, infatti io ero in una via, in un corso, diciamo, uno dei più trafficati della città e ho fatto, diciamo, questo passo perché ritenevo fosse a mio favore dal punto di vista della casa e avere lo stesso locale dentro la casa, quindi era vantaggioso e poi lavoravo con tutti quelli che la mattina appunto andavano a lavorare, passavano dal mio negozio, scendevano, prendevano per portar via o consumavano lì. Non avevo molti tavoli, avevo tre tavoli, era un take away, però comunque c'era anche gente che faceva la sua colazione seduta, e tutti i messicani, tutti i cancunensi, ecco. Sì, diciamo che un'ottima postazione appunto per interagire con la cultura messicana e quindi conoscere meglio le persone e via dicendo. E l'altro lavoro che poi alla fine sei stata a fare, un ritorno alle origini, diciamo, di quando ci si conosceva e ci si frequentava, guarda, tu facevi qui lifeguard, cioè proprio... guardavidas! Il vero lifeguard che in Messico, soprattutto in quella zona costiera, è una vera e propria professione, perché sei, come dire, in costante recertificazioni e devi tenerti comunque in forma per fare questo lavoro, devi prendere un brevetto, superare degli esami, fare dei corsi da paramedico, perché non fai solo, come molti pensano, guardia spiagge. Apro una parentesi, io lavoravo per degli hotel, quindi non ero un bagnino della protezione civile delle spiagge pubbliche, per cui questo era un lavoro che facevo per gli ospiti dell'hotel, ma anche una volta che si osservava la spiaggia e il mare, per le persone, comunque i bagnanti o chi che sia. Però c'erano anche i bagnini della spiaggia pubblica che lavorano per il municipio, io invece lavoravo per l'hotel, che è decisamente meglio. Sì, diciamo che avevi un po' più le spalle coperte, poi comunque lavori per una struttura da 4-5 stelle che sta con persone diciamo facoltose, perché di sicuro un messicano fa più fatica a potersi permettere di andare in quell'hotel, presumo almeno. Ma non è vero, perché una cosa che anch'io pensavo prima di partire, che in Messico non ci fossero persone, anche se avevo viaggiato più di 20 anni in Messico, infatti, ho conosciuto
Appunto, arriviamo a come mai sei andato in Messico, visto che abbiamo fatto questa introduzione. Perché alla fine hai deciso di andare lì, in Messico, trasferirti, stare lì per 7 anni? E raccontaci questo breve lasso della tua vita. Sì, diciamo che dopo avevo un desiderio che ho coltivato praticamente dai primi anni del 2000. La mia seconda volta in Messico in vacanza è stata nel 2001 e lì è esploso in me un desiderio perché ho fatto 25 giorni di vacanza con due miei grandi amici. Visitando lo stato appunto di Quintana Roo e la penisola dello Yucatan. Quintana Roo, Quintana Roo. esattamente quella è una zona che è diventata un stato indipendente alla fine degli anni 70. Prima apparteneva allo Yucatan, ma dagli anni 70 in poi è diventato un altro stato dei 32 che ha il Messico. Per cui comunque io ho visitato nel 2001 di nuovo questa zona con i miei amici, poi da lì siamo andati in Chiapas che è a sud-ovest. Qua sotto. Sì, esattamente, che è un altro bellissimo stato enorme dove veramente non c'è montuoso con anche una costa sull'Oceano Pacifico. E proprio in quel viaggio lì, che è durato 25 giorni, è esploso in me un desiderio ardente di tornare e di trasferirmi. Ero più giovane e all'epoca ogni tanto mi aprivo delle parentesi nell'animazione turistica e quindi cercavo spesso tour operator che mi potessero mandare a lavorare in Messico, ma la cosa non era semplice. Ma dovremmo aprire una parentesi parlando solo di animazione Sì, e turistica, non che... finiremo più Sì, perché sì, sì. E quindi... esattamente comunque io nel 2013, nel mese di febbraio, ho deciso insieme alla mia compagna che è messicana e madre dei miei figli di vendere la mia attività qui a Torino. Una piccola attività, niente di che. Ci ho ricavato un po' di soldi e siamo partiti con destinazione Città del Messico. Non siamo andati Ah, subito ok. a Faccio Cancun. vedere Città del Messico, fra l'altro, ricordiamola, è su un altopiano. Città del Messico, eccola. Ecco, L'ho la trovata. famosa e grandissima Città del Messico. E lì siamo atterrati, mia moglie, la mia compagna, era il sesto mese di gravidanza. E posso dire che non sapevamo minimamente cosa fare. Siamo partiti con tante idee, ma niente di concreto. Abbiamo praticamente cercato un ospedale che potesse. Ci stavamo già. Come dire, Preparando al parto, diciamo così. esatto, sei Però mesi. anticipiamo un attimo perché andiamo un po' più avanti nel tempo. Non sono Sì. nati in Messico i tuoi figli. No, no, perché in Messico se non hai un lavoro, automaticamente non hai l'assistenza sanitaria gratuita. Quindi, Stiga, posso dirlo, stiga. esatto, sti cazzi, scusate la parola, lo dico io, però è così. Forse è come cioè, faccio alla fine come gli Stati Uniti, non cambia niente. Questo è un problema, diciamo, se vogliamo chiamarlo per un europeo, che lo trovi in tutta l'America Latina. Sì, Cioè, ed è una di quelle cose che ti fa capire che forse l'Italia non fa così schifo come si può pensare. esatto. Fra Vabbè, l'altro, comunque visto che, sia. scusa, visto che hai parlato anche dell'America Latina, magari più avanti faremo un video anche dedicato ai tuoi diari della motocicletta personali che hai fatto in tutto il centro e Sud America. Comunque, quello è Ah, un'altra lì cosa di cui eventualmente ci vorrebbe parleremo. un'altra Eh puntata sì, perché ne avrei infatti. da raccontare. Parleremo anche di quello eventualmente più avanti. Comunque, ritorniamo appunto, i tuoi figli nascono e quindi tu nascono dove? Quindi non in Messico, ma... No, praticamente dall'Arizona ci siamo fermati a casa di sua sorella e lì, 15 di aprile, sono nati i miei figli.
grazie al presidente Obama che allora aveva fatto questo programma, diciamo, per mamme, ragazze e madri. Anche immigrati illegalmente, con $200 siamo stati assistiti da un ginecologo specializzato in parti gemellari, perché poi abbiamo avuto due gemelli, e quello non ho detto, ed è stata trattata con i guanti. E a fine maggio, prima che mi scadesse il permesso turistico, siamo tornati in Sì, Messico ma rispettando le leggi. quindi a questo quindi non avete fatto gli immigrati clandestini e quindi a questo punto siete comunque andati nella zona Cancun e a Pla... oh, sì, a Cancun, giusto? Sì, diciamo che io sono andato da solo in avamposto Sì. prima e ho lasciato i bambini e la mamma a casa dei suoceri e sono andato a Cancun e ho rilevato questo bar Ok, frullateria, ma è stato quindi il mio primo lavoro. ecco, a questo punto, visto che hai iniziato da qui, inizia a raccontarci com'è stato, appunto, visto che abbiamo fatto questo preambolo sulla tua vita personale e via dicendo, che secondo me era doveroso, dirci, com'è stata la tua esperienza di contatto con i messicani, lavorativamente parlando, sia nel tuo negozio che poi successivamente a fare il guardiaspiaggia, ecco. E posso dire in generale che è stata un'esperienza eccellente, perché i messicani, a differenza di noi italiani, sono persone molto pazienti, anche se hanno dei ritmi di vita come i nostri. Però sono più educati, ecco, sono più educati. Da quel punto di vista, devo dire che mi sono sempre trovato a mio agio perché non ti fanno sentire uno straniero, al contrario, sei sempre ben accetto e ti fanno sentire uno di loro, Quindi un po' davvero. qui adesso un po' di differenza col Giappone c'è, perché io da straniero che stavo là, cioè, insomma, avevo un'attività e le cose là, diciamo che c'era un po' di differenza, perché facevano in tutti i modi per farti sentire che tu eri lo straniero comunque. Invece in Ecco, Messico non c'è questa no, cosa. anzi, ti fai un sacco di amici, tutti vogliono conoscerti. Gli stranieri in Messico sono ben visti, proprio perché secondo il messicano hanno una cultura migliore della loro, arrivano da un paese del primo mondo, come chiamano loro, si sentono molto inferiori. Quindi si ritengono un paese del terzo mondo, che in effetti non è del terzo ma del secondo mondo, però uno straniero è sempre molto molto ben visto e accettato, e logicamente sempre quanto rispetti comunque anche i loro usi e costumi, Però comunque a differenza tua io posso dire che in America Latina non c'è un razzismo nei confronti di chi viene da fuori, al contrario, ti puoi inserire molto bene, e sia da lavoratore autonomo, che da lavoratore dipendente. Poi quando ho iniziato a lavorare negli hotel, i miei capi diretti erano tutti messicani e devo dire che ho sofferto un po' la disciplina. All'inizio, che si instaura in questi grossi resort dove tutto deve essere perfetto, dove tutto deve essere assolutamente adeguato al livello dell'hotel, quasi agli estremi del, dico, fascismo, nel senso anche degli uniformi Cioè, che si usano molto molto. autoritarismo all'interno di Sì. queste strutture, quindi Io quello ok. l'ho sofferto perché sono uno spirito abbastanza ribelle, libero, quindi ho dovuto tagliarmi i capelli, mi dovevo fare la barba tutti i giorni, e avere l'uniforme sempre Ma pulita. infatti abbiamo visto il cambio da quando lavoravi nella panineria a quando hai fatto il lifeguard, abbiamo visto la foto, faccio anche volentieri rivedere quella tua in cui stavi praticamente facendo il lifeguard, ecco di qua, guarda come sei impostato proprio
insomma, io avrei fiducia in uno come te che mi viene a salvare, quindi... beh, guarda, grazie. Beh, io ti salverei, sai che beh, ti salverei, perché siamo amici da tanto, quindi... Solo per quella! Vabbè, lasciamo stare. No, già, scusa, già che abbiamo fatto questo intermezzo un attimo più divertente, diciamo, apro un attimo un altro intermezzo su, come dire... questo qui, Narcos Messico, dove praticamente in realtà quello che vediamo è Maradona insieme ai fratelli Gallagher, cioè gli Oasis, in una serata in cui erano tutti un po' fatti. Ed era carino, l'ho voluto mostrare anche perché Maradona purtroppo è morto qualche giorno fa. Sì, è una piccola mancanza, è una battuta presa in giro, ma è un problema quello messicano, quello dei Narcos in effetti comunque, quindi... Sì. Purtroppo dal 2006 ad oggi la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata, ed è quello stato anche uno dei motivi perché io sono tornato in Italia. Non voglio spaventare nessuno, perché realmente io non ho mai avuto problemi con la delinquenza, con la criminalità, mi sono sempre fatto gli affari miei, ho sempre lavorato... Per cui non ho visto quello che si vede in queste serie o in questi telefilm, sparatorie, che purtroppo sì, sono cose vere, però a me non mi è mai capitato. Quello che si vede purtroppo ti fa capire la situazione in cui stai vivendo, e tanta di quella polizia ad ogni angolo, polizia, esercito, marina. Ma quindi si vede molta, cioè il Messico sì. È molto militarizzato, soprattutto in quelle zone. È uno stato di polizia. Esattamente, sì. Purtroppo è uno stato di polizia, e questo è dovuto al fatto che ormai la criminalità organizzata non è più gestibile, non è mai stata gestibile, ma dal 2006 è esplosa una guerra tra carteles di differenti matrici, origini, e praticamente adesso crescono come i funghi. Quindi da quel punto di vista si respira che c'è un'area di militarizzazione, ma se tu comunque vivi in una zona residenziale non hai questa sensazione così forte come se vivessi invece nei quartieri più periferici, dove c'è più povertà e più miseria. Quindi, anche nella stessa Quintana Roo, nello stesso stato dove ho vissuto io, che per 20 anni è stato uno dei posti più sicuri, ahimè, adesso c'è un controllo della zona abbastanza massivo da parte di varie organizzazioni criminali, proprio perché quella zona lì ha una ricezione turistica di 25 milioni all'anno, quindi pensate quanti soldi girano, così tanti soldi, e parliamo in dollari. Sì, cioè, faccio un esempio, il Giappone qualche anno fa, ho visto i dettagli, erano 40 milioni di turisti, quindi se solo lì ce ne sono 25 milioni, che è molto più piccolo in una zona molto ristretta, è veramente tanta tanta roba questa. C'è un lusso esagerato, e poi c'è la vera sempre contraddizione che si vede in America Latina. Basta cambiare marciapiede e vedi delle catapecchie, vedi la miseria vera e propria. Ma guarda, è una cosa che ho notato anche in Asia, e stranamente inizio a pensare che sia una di quelle cose che si vede poco solo in Europa, solo. Però cioè, ci sono questi cambi, tipo da una parte della strada ci sono i ricchi e dall'altra i poveri, in Europa si vede un po' meno, però ci sono anche qua. Invece in America Latina, o comunque anche in Asia, ho notato anche da esperienze che hanno detto che c'è proprio questa visione, che da una parte ci sono gli hotel a 5 stelle, dall'altra parte invece le baraccopoli. Sì, è una demarcazione che non gli fa onore comunque, io l'ho sempre detto, perché quando atterri a Città del Messico, e io ci sono atterrato tante volte, che è la capitale, una capitale che ha più di 19-20 milioni di abitanti, tutta attorno a Città del Messico è circondata da colline.
queste colline offrono un paesaggio veramente orrendo perché sono piene di baraccopoli. Quindi tu sei nel centro della capitale con palazzi lussuosi e poi tutto attorno vedi uscendo queste colline piene di case di lamiera dove vive una popolazione di milioni di persone e dove tu turista ti spaventi solo a vedere, non ci vai neanche perché comunque sono zone dove non c'è niente da vedere, però posso dire che le grosse metropoli dell'America Latina sono tutte uguali. Io quando sono stato a Lima in Perù ho trovato la stessa situazione di Città del Messico. E di questo ne parleremo perché secondo me questo video piacerà alla gente e mi chiederà di fare quello appunto dei tuoi viaggi della motocicletta come il Che Guevara nel resto del Sud America. Abbiamo ancora qualche minuto, direi, quindi secondo me sarebbe il caso, prima di chiuderla qui e di ringraziarti, se tu facessi un piccolo. Diciamo un cerchio, un inizio e una chiusura della tua esperienza messicana, cioè cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto, se lo rifaresti, se non lo rifaresti, ecco, questa cosa qua. Dunque, io potrei dire che se tornassi indietro la penserei meglio, ossia mi prefiggerei un obiettivo, spenderei meglio i soldi che avevo messo da parte e l'altro aspetto è che non ritornerei a vivere come un messicano, quindi a lavorare come un lavoratore dipendente, proprio perché il Messico non è il posto ideale dove trasferirsi per ricominciare una vita vivendo alla messicana. Vale la pena andarci se avete dei sogni, questo lo dico a tutti i tuoi Sì, a tutti quelli che ci seguono, a sì, tutti dici. quelli che ci seguono, se il Messico è un paese dove si può trasferire e si può avere una vita migliore, sì, mandateci se avete una professione in mano, se avete già delle idee, non so, se siete un panettiere, un pizzaiolo o un muratore e avete già un'impresa qui in Italia, potete realizzare e continuare il vostro lavoro sempre però di forma Sì. privata, autonoma. Non andate a lavorare come ho fatto io per delle imprese locali perché purtroppo è troppo dura la vita, soprattutto se hai una famiglia, perché se non avessi avuto la famiglia io ci sarei rimasto da solo, non avrei avuto problemi, ma vivere appunto da dipendente non è la stessa cosa che andare con un piano e fare l'imprenditore in Ecco, Messico. diciamo che forse da dipendente, solo se riesce a trovare la classica azienda europea o comunque americana che ha bisogno di Esatto, qualcuno che lavori dal Messico, e esatto. quindi probabilmente con stipendi americani o europei ci vivi bene, riesci a costruire qualcosa. Essere cioè uno straniero che lavora alla messicana lì, forse, non ti porta tanto. A me mi ha portato alla frustrazione perché, ripeto, io usufruivo degli stessi diritti e doveri dei messicani, quindi avevo il mio seguro social, come si chiama là, che sarebbe la nostra ASL, ma non funziona come la nostra ASL. Avevo tutte quei diritti e quelle cose che comunque hanno i messicani, ma sono comunque non cose private, ma pubbliche, per cui da quel punto di vista, no, non lo rifarei. Se ci torno un giorno, spero di tornarci da pensionato, e visto che ho una casetta che ho lasciato a Playa e la sto dando in affitto, spero di riuscire a coltivarmela in questi anni e poter magari passare la mia vecchiaia, non dico tutta la vita in Messico, ma magari quei 6 mesi all'anno farmi di là a Beh, la mia fare. speranza è che per il momento tu qui, essendo ritornato comunque da poco,
in Italia riesca a riambientarti bene in quest'Italia che in questi anni è cambiata parecchio, e comunque che anche i tuoi figli non perdano le radici messicane ma riescano a trovarsi bene anche qua in Italia. Comunque io ti ringrazio e sono sicuro che ci sentiremo per un'altra puntata, come ho già detto. Io ti ringrazio, ringrazio grazie tutti quelli che te. Ci hanno seguito, e ricordo di mettere mi piace, i like, condividere questo video, fare le domande a questo losco figuro che c'è alla mia sinistra, e noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie e ciao. Grazie anche a te, ciao a tutti.